Allo spazio Forma di Via Meraviglia a Milano si inaugura la mostra War is Over. È una mostra dal mio punto di vista molto interessante che tratta l'argomento della guerra, la seconda guerra mondiale, da un punto di vista un po' diverso. Accanto a me ho i due curatori di questa mostra, Enrico Menduni alla mia destra e alla mia sinistra Gabriele Dautilia. Chiediamo a loro come è stata organizzata questa mostra, in particolare l'idea, secondo me, nuova e rivoluzionaria di presentare la guerra da un punto di vista sia degli americani sia dell'Istituto Luce, quindi del regime fascista all'epoca. Questa mostra l'ha organizzata l'Istituto Luce, che ha un patrimonio straordinario di fotografie italiane, ma fa anche ricerche all'estero, nel corso delle quali Gabriele Dautilia ha trovato questo raro corpus di fotografie americane a colori. E diciamo, le fotografie americane sono a colori, quelle italiane sono in bianco e nero, ma quasi quasi più in nero che in bianco. Sono foto cupe di un regime che sta per finire, c'è un sogno che si sbriciola, ecco. E dall'altra parte c'è già una speranza di dopoguerra. Ci sembrava bello metterle a confronto, e dato che noi più che la guerra parliamo della liberazione, un processo lunghissimo, ecco, che comincia nel 1943 in Sicilia e poi risale tutta la penisola finendo nella manifestazione del 1 maggio 1945 all'Arco della Pace a Milano, se vogliamo, e ci sembrava che Milano richiedesse un'attenzione particolare, perché qui tutto è diverso, quindi insomma ci siamo riletti Uomini e No di Vittorini, abbiamo riaperto vecchie carte, abbiamo trovato nuove foto, nuove occasioni, una bellissima videoinstallazione di Roland Seiko, che magari se riuscite a far vedere qualche immagine è bellissima, le foto che sono proprio su questa vetrinetta qua di Franco Rizzi, un dilettante, ecco, che scattò 80 foto dei bombardamenti di Milano e che poi è scomparso. Insomma, un bellissimo lavoro che ci auguriamo tutti, Luce, l'Università Roma Tre, la Cattolica e qui Forma, Contrasto, la Camera di Commercio. Insomma, se riusciamo ad andare avanti con questo tipo di lavoro, io sono convinto che la risposta di Milano sarà una risposta straordinaria. Bianco e nero e colore, in realtà gli americani non hanno, cioè non ci sono solo foto a colore degli americani, ma ci sono anche quelle in bianco e nero, anche lì due punti di vista dello stesso autore, diciamo. Certo, sì, tutti gli eserciti, infatti qualcuno poi mi parlava proprio questi giorni, si stupiva del fatto che anche i paesi democratici avessero la loro propaganda. Durante la guerra tutti i paesi hanno la propaganda. Credo che questa mostra possa essere utile anche in questo momento in cui appunto si sentono eventi di guerra, per cercare di capire in che modo la guerra viene raccontata, no? Attraverso quali tipo di linguaggio, e quindi potrebbe essere utile anche per questo. Sì, gli americani naturalmente avevano una documentazione proprio di carattere tattico e strategico della guerra, che quindi affidavano a questi fotografi e producevano molte centinaia di migliaia di immagini proprio per raccontare ogni passo che facevano nella loro avanzata. E poi avevano appunto anche, sia fra bianco e nero, ma soprattutto con il colore, quest'idea proprio della comunicazione della guerra come momento, diciamo, in cui si affermava la certezza della vittoria. Cioè in tutte queste fotografie proprio traspare questo, si vede chiaramente come gli americani sono qui e già sanno di vincere, e anzi non soltanto questo, raccontano anche il futuro, raccontano proprio un American way of life che sarà proprio quella proposta agli italiani nel secondo dopoguerra e in tutti gli anni successivi. Ci sono anche le foto mai viste, cioè quelle censurate dal regime fascista, che voi avete trovato e che sono esposte in questa mostra. Sì, e Luce appunto è una miniera ovviamente sterminata di immagini. È molto significativo il fatto che appunto, come diceva Enrico, qui abbiamo delle foto milanesi, mentre a Roma avevamo delle foto che noi abbiamo messo nella mostra. Qui c'è anche qui una mostra del gerarca Bardi, che appunto era il gerarca del Partito Fascista Romano, che aveva nella sua sede a Palazzo Braschi, proprio dove abbiamo fatto la mostra. Quindi a Luce si riescono a trovare addirittura, che è una storia molto cupa, che tra l'altro non ha reso neanche un buon servizio a Palazzo Braschi, che ancora oggi viene considerato come un luogo un po' difficile. E
qui abbiamo invece la foto della terribile del bombardamento della Gorla, che come mi dicevano della scuola della Gorla, dove morirono molti bambini, che appunto qui a Milano conserva ancora una memoria viva, molto viva, quindi questo è estremamente importante. Sì, ci sono tutte queste foto sono moltissime, e fra queste anche molte foto censurate. E i criteri con cui queste immagini vengono censurate sono in parte prevedibili, perché sono ovviamente quelle immagini devono rispondere a una certa idea del regime, del soldato, del fascismo. Però alcune sono anche meno prevedibili, infatti sono gli stessi visitatori che potranno vedere delle immagini dove si potranno chiedere perché sono state censurate, proprio perché probabilmente c'è un'idea, si voleva dare un'idea della guerra in cui magari il soldato sorridente non è proprio il soldato che immaginava il fascismo, soprattutto il fascismo ormai in declino in particolare, e mentre invece per gli americani sarebbe una foto assolutamente normale, come infatti si vede anche qui nelle foto loro. Un'ultima domanda: la contrapposizione tra il lavoro dei fotografi del Signal Corps contro i grandi fotografi, i grandi registi che all'epoca venivano inviati dagli Stati Uniti per fare dei filmati che poi sono rimasti nella storia. Sì, sì, assolutamente, è un dialogo molto interessante secondo me, tra l'altro non ancora studiato, quindi sicuramente una cosa che varrebbe la pena fare in prospettiva, tra uno sguardo, diciamo così, ufficiale, che è appunto questo dei Signal Corps, che però voleva naturalmente, proprio per indicazione di Washington, raccontare una guerra un po' con lo sguardo dei grandi fotogiornalisti, che ormai era sperimentato. Noi conosciamo la Seconda Guerra Mondiale soprattutto attraverso quelle immagini, anche dell'Italia, no? Le famose foto di Capa in Italia, eccetera, sono famosissime, quello dello sbarco in Normandia e di molti altri fotografi bravissimi che lavoravano per testate come Life, Look, eccetera. Ma c'è un dialogo, diciamo, nel senso che appunto anche l'esercito, nonostante appunto sia la voce ufficiale, sente l'esigenza di raccontare la guerra in modo efficace, narrativo, ovviamente perché lo scopo è anche per il governo, anzi soprattutto per il governo, è quello di convincere il fronte interno a continuare questa guerra, perché è una guerra che dura per molti anni. Vi ringrazio e venite a vedere la mostra perché ne vale la pena.